ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Pochi giorni prima di Natale, Larissa Hawkins, professoressa in scienze politiche di un college di Chicago, si è presentata in una chiesa della città coperta dal velo usato dalle donne musulmane. Dopodiché è tornata a casa ed ha postato un selfie, una foto su Facebook, in cui indossava proprio il velo. La foto era accompagnata da queste parole: "Sono cristiana, ma voglio esprimere solidarietà ai musulmani perché fanno parte, come me, del popolo del libro e, come dice Papa Francesco, crediamo nello stesso Dio". Il presidente del college, in cui lavora la prof, istituto di ispirazione cristiano evangelica, ha sospeso la professoressa non per la foto con il velo, ma per l'affermazione "cristiani e musulmani condividono la fede nello stesso Dio". La domanda che noi stiamo facendo è: intanto, secondo lei, ha fatto bene a sospendere la professoressa oppure no? Secondo me no, perché ci deve essere veramente libertà di pensiero, questo prima di tutto, quindi ognuno può schierarsi a favore o contro le proprie credenze, quindi se si crede in una cosa è anche giusto manifestarlo come meglio si crede. Io penso che sia così, ecco. Poi dire che sia giusto o sbagliato un tipo di esternazione come questa, onestamente magari non la condivido fino in fondo, perché forse non l'avrei esternato così il mio pensiero, avrei fatto magari in maniera diversa, però ecco, è opinabile, nel senso che ognuno deve veramente esprimersi come meglio crede, questo è quello che penso. Infatti il New York Times si chiede: è giusto indossare velo, ovvero il simbolo più controverso per le donne nell'Islam, in segno di solidarietà? Io per quanto concerne me non lo farei, perché la solidarietà per me si dimostra in altro modo, non sicuramente indossando il velo non appartenente comunque alla mia religione, quindi mi sentirei di stare vicino a persone diverse da me culturalmente e anche a livello di religione in maniera differente da questa, non con questo gesto, però ognuno è libero di fare quello che crede. Ha fatto male, perché qualsiasi sentimento di solidarietà e di dialogo tra culture va rispettata. Anzi, la speranza per il nostro futuro è che le varie culture comincino a dialogare. La contrapposizione non serve a nulla. Questi fenomeni di immigrazione e tutte queste cose qui sono fenomeni strutturali, storici, e vanno governati, non respinti. Io stesso vengo dal profondo sud per cercare lavoro. Io ho provato tutte le mortificazioni quando la prima volta chiesi: per favore mi fitta la casa? Dice: no, non fittiamo ai meridionali. Come faccio io a dire a un immigrato vai via? Io stesso ho provato quell'esperienza lì. Ecco, penso di aver detto tutto, altro non mi viene. Ecco, a livello più strettamente culturale, il velo sicuramente è un simbolo controverso per quanto riguarda il ruolo della donna nell'Islam. Secondo lei è giusto esprimere solidarietà nei confronti delle donne islamiche indossando proprio il velo? Questo avrei dovrei rifletterci su, nel senso che non saprei dire, no, adesso non voglio sparare sentenze, però la solidarietà alle donne islamiche va comunque espresso, anche perché vivono in uno stato di soggezione da far paura. Una volta in un ambito scolastico ho avuto dei figli, mi si disse: lei cosa pensa dei musulmani? Io ho risposto semplicemente: non sarei mai un musulmano per come trattano le donne. Io ho una figlia femmina e quindi la voglio rispettare nel senso pieno in tutte le sue espressioni. Certi retaggi ancestrali vanno rimossi. Ma io sono profondamente convinto di una cosa, che cioè la controversia con le donne da parte dei musulmani non nasce da un fatto religioso, perché il Corano non dice queste cose, nasce da un fatto culturale che le nostre stesse società hanno attraversato e di cui ci stiamo progressivamente liberando, e non ci siamo ancora liberati, perché esistono due grossi problemi in Italia che vanno messi insieme: quello dei bambini e di conseguenza quello della donna, quindi l'emancipazione dell'infanzia come soggetto di diritto e non come oggetto di diritto, e anche la stessa donna come soggetto di diritto e non oggetto di diritto. Finché le due cose non combaceranno, la nostra società non sarà una società giusta. No, ciascuno ha sue idee, ecco, no, tutti sono liberi a dire quello che sentono e quello che pensano. Quindi è importante tutelare la libertà di opinione, secondo lei? Ah, eh sì, la libertà è una cosa più preziosa,
tutti possono esprimere, ma purtroppo la verità fa male a dire. Sono una donna coraggiosa, parlo come mi pare a me. Non possiamo appellare niente, nessuno e di nessuno. Siamo cittadini del mondo. Ecco, siamo cittadini del mondo. Andiamo dove c'è il lavoro, dove c'è... bisogna accettare le scelte di tutti. Io ad esempio sono cattolica, lo tengo questa religione, quando mi fermo ai testimoni di Geova li rispetto, però voglio mia religione, accetto il mio, però do libertà a tutte le religioni, non c'entra niente. Ecco, sono cambiati tanti cittadini, cambiano da una religione in un'altra, è la sua scelta. Bisogna rispettare le scelte di tutti i cittadini del mondo.